Grazie di essere qui. Da tutta Telecitofono vorrei ringraziare anche Massimo, Andrea, Sirio e Emiliano che ci hanno accompagnato in questi mesi nella scuola di etica e politica, che non si ferma qua, diciamo prende una pausa, quasi una pausa, per l'estate, anche se però vi vogliamo segnalare alcuni appuntamenti. Uno questo sabato dalle 18.30-19 a Mirabello, sull'ambiente, in cui verranno comunque diversi esponenti del mondo scientifico e non solo. L'appuntamento si chiama Climare, ingresso libero e gratuito. Nel corso della serata ci saranno diversi interventi e vedrete, diciamo, quando pian piano scenderà il budo gli ospiti, che saranno sia ospiti che lavorano nel campo ambientale o comunque anche artisti che si sono prestati a titolo gratuito a essere presenti in questa giornata. Un altro appuntamento che ci teniamo comunque a invitarvi sarà per venerdì 11 luglio alle ore 9:15 in Gabella di Via Roma, dove ci sarà Demetrio Volcic, che è stato direttore del TG1, ma anche inviato comunque dall'ex Unione Sovietica in vari paesi dell'Est Europa. E io ho preparato una cosa, stasera leggerò questo, poi lascerò la parola al dottor Gerardo Colombo e a Nando Rinaldi. Diciamo che per me è un momento molto importante perché più che sulle regole ricordo il vizio della memoria, che l'ho letto qualche anno fa, e credo che nel senso, nelle parole, oltre che nelle azioni concrete che ha fatto finora nella sua vita Colombo, ci sono alcuni elementi dell'educazione, alcuni elementi comunque di un... di come noi comunque singolarmente possiamo comunque anche nel nostro piccolo avere un ruolo sociale forte, non soltanto individualista ma collettivo. Collettivo non nel senso, insomma nel senso comunque che siamo veramente una comunità. Il barbiere in un qualche modo mi ha cambiato la vita. Quando non ero ancora in grado di formulare un discorso, il cuore di mio padre si è fermato mentre gli stavano spuntando i capelli. C'è un altro motivo per cui da bambino preferivo farmi crescere i capelli piuttosto che andarmeli tagliare. Ogni volta che uscivo dal barbiere mi domandavo se mia madre fosse stupida. Ricordo che quando arrivava il momento di pagare, le parole erano sempre le stesse. «Quanto fa?» chiedeva mia mamma. 10.000 lire», rispondeva il barbiere. Mia madre cercava nella borsetta il portafoglio e ogni volta controbatteva. Voglio la fattura però. Improvvisamente il costo del taglio aumentava e si doveva pagare 12.000 lire. Lei si rigidiva un po', consegnava i soldi e aspettava che il barbiere tirasse fuori il blocchetto per fare la ricevuta. Ricordo perfettamente l'espressione del barbiere. La guardava e la compativa come se mia madre non fosse del tutto sana. Leggevo negli occhi dei barbieri la convinzione di avere di fronte una persona stupida, incapace di fare i propri interessi. E a dire il vero, nemmeno io capivo perché era disposta a pagare di più, quando con 2.000 lire una volta usciti potevamo prendere le caramelle o un gelato. E noi guardatemi che eravamo benestanti. Allora la nostra casa aveva 3 stanze e nella camera da letto ci dormivamo tutti insieme, io, lei e mia nonna. Non riuscivo a capire dove trovassi il coraggio per pagare di più, perché pretendeva la fattura. Alla fine, se gli serviva per tenere dietro i conti, poteva scrivere quanto aveva speso su un foglio. Ed invece era cocciuto, ogni volta esigeva quel pezzo di carta, insistendo con il barbiere di turno. Ed io questa determinazione proprio non la capivo, senza fattura il barbiere guadagnava meno soldi e lei ne restavano di più nel portafoglio. Un giorno, avrò avuto 7-8 anni, il barbiere forse la guardò con un'espressione di compatimento più marcata del solito. Tanto che quando uscimmo era molto arrabbiata e iniziò a dirmi che quell'uomo si doveva vergognare di prendere tutti quei soldi in nero. Era la prima volta che sentivo questa parola. In quel momento mia madre mi spiegò perché era importante pagare le tasse e pretendere che tutte le volte che uno paga qualcosa si abbia in cambio una ricevuta che attesti il costo della prestazione. Mia madre mi raccontò come funzionava, che il barbiere se non faceva la ricevuta guadagnava più soldi e non versava una lira allo Stato. E che quei soldi garantivano i servizi e che tutte le persone erano tenute a pagare le tasse. Io forse non ho capito immediatamente perché esistevano le tasse, ma da quel giorno non ho mai pensato che mia madre fosse stupida. Anzi, la vedevo molto determinata e coerente. A volte, quasi meccanicamente,
si fanno le stesse cose dei genitori. Così dal barbiere ho sempre chiesto la ricevuta. D'altronde, ho sempre invidiato il barbiere che ha rivolto le ultime parole a mio padre, quindi non ho mai provato sensi di colpa nel chiedere una fattura per far pagare il giusto. Sono cresciuto con mia madre e mia nonna. Mia nonna mi raccontava le storie tutte le mattine mentre facevo colazione. Mi faceva sognare ad occhi aperti. 2 anni fa, proprio in questi giorni, è stata ricoverata all'ospedale per una febbre. Sembrava non fosse nulla, ma dopo 6 mesi è morta. In quei 6 mesi ha ricevuto cure. Certamente c'è stato qualche dottore dotato di maggiore sensibilità che ha dato qualcosa in più. Altri, che sembravano avere il cuore arido verso se stessi, figurati verso una donna anziana e debole. Nonostante questo, mia nonna ha ricevuto delle cure che non ci saremmo mai potuti permettere se avessimo dovuto pagare tutto di tasca nostra. Ci sono state molte persone che l'hanno curata, che si sono messe in gioco con lei, cercando anche di assecondare la sua dolcezza e il suo bisogno di attenzioni. Come spesso accade, si capisce in ritardo il valore di un particolare, il significato di una scelta. Così ho compreso a fondo, quando ne ho avuto bisogno, la cocciutaggine di mia madre. Perché non era solo dal barbiere, ma in altre 1000 situazioni diverse che gli capitava di insistere per una ricevuta. 2 anni fa avrei dato tutto per riuscire a far star bene mia nonna. Con i miei risparmi forse sarei riuscito a pagare 20 giorni di esami, controlli medicinali. Ma lei ha vissuto 6 mesi in quelle condizioni, con la necessità di essere curata. E devo ringraziare mia madre perché paga le tasse, ma devo ringraziare anche voi che pagate le tasse e magari esigete una fattura anche a costo di passare per stupidi. Oggi non c'è più la nonna, ma ci sono tante nonne che potrebbero avere bisogno di cure, e non solo nonne, e forse non c'è bisogno solo di cure, ma anche di servizi che ci permettano di vivere meglio insieme. Così, qualche tempo dopo la morte di mia nonna, mi sono trovato a pagare la stampa di parecchie foto scattate durante un viaggio. Tiro fuori il portafoglio ed ero già lì per pagare quando il fotografo mi dice €500 se non serve la fattura, altrimenti deve metterci l'IVA. Con 100 euro in più ci paghi più di un gelato. Ma poi ho pensato a quello che mi è stato insegnato, a quello che ho ricevuto. Voglio la fattura. Così ho tirato fuori 100 euro in più per quello che apparentemente è soltanto un pezzo di carta. A me però è andata tutto sommato meglio di mia madre. Il fotografo mi ha guardato senza battere ciglio e ha iniziato a scrivere la fattura. Sicuramente avrà pensato che ero un libero professionista e che avrei potuto scaricare tutto a fine anno. Bene, benvenuti a tutti, buona serata. Diamo il benvenuto a Gherardo Colombo. Non credo che abbia bisogno di presentazioni, ma minimamente ritengo che sia opportuno. Innanzitutto ringrazio chi ha dato la disponibilità di questa serata. Non mi sentite? Innanzitutto ringrazio chi ha dato la disponibilità di questa serata e la collaborazione di questa iniziativa che vede una grande partecipazione, l'ARCI, che organizza il cinema estivo, come sapete, in questa sede, l'associazione Telecitofono, Gianluca, che ne è il presidente. A me spetterà un po' il compito di coordinare questo dibattito e parto proprio da questa riflessione che ha fatto Gianluca nella introduzione al suo libro. Mi rivolgo a lei. Lei parte da questo paese immaginario, dove per l'appunto descrive una serie di occasioni, una serie di personaggi che non solo richiamano alla memoria, come dire, fatti di cronaca che lascerei un po', come le dicevo all'inizio, lascerei un po' da parte, almeno in questa prima fase, ma richiamano alla memoria un atteggiamento verso le regole che va anche al di là e al di fuori dei palazzi di giustizia, che frequenta per l'appunto i parrucchieri, piuttosto che, lei parla degli ospedali, non solo, delle pubbliche amministrazioni, della scuola, dell'università. Un atteggiamento molto diffuso nei confronti delle regole che attraversa, a mio avviso, trasversalmente anche un po' le culture e in questo caso anche le culture politiche. Per cui la prima domanda è: qual è la ragione di fondo che ha motivato, all'interno anche del suo ultimo libro sulle regole, che l'ha determinata nello scegliere di lasciare, anche, mi permetta questa, abbastanza giovane, la magistratura? C'è un complimento. e di impegnare quasi tutto il suo tempo a favore di queste iniziative e perché ha voluto soffermarsi su questa riflessione sulle regole e sul rapporto che queste hanno con la società italiana. Sì, grazie, buonasera.
a chi ha organizzato questa serata, perché vuol dire che siete molto capaci, perché siete tanti veramente. E complimenti anche a voi che siete qui, invece di fare delle cose che magari potrebbero essere. Complimenti anche a lei. E quelli non me li posso fare io però. Allora, io risponderei a questa domanda con una specie di metafora, con una parlando di un idraulico. C'è un idraulico che viene chiamato in un appartamento, è un appartamento di un condominio, perché il rubinetto della cucina non dà acqua. E allora arriva, comincia a armeggiare, tira fuori i ferri, e gira di qua e guarda di là, a un certo punto gli viene un'idea, dice: ma vuoi vedere che non è il rubinetto quello che non funziona, c'è qualche cosa che sta prima. Vediamo, adesso poi mi... va bene? E spero di continuare a tenere la distanza giusta, semmai me lo ricordate che vedo che siete capaci. Allora, devo ricominciare dall'inizio? C'è un ricomincio, sintetizzo. C'è un idraulico, viene chiamato da un signore che ha un appartamento in un condominio. Il rubinetto della cucina non dà più acqua, non esce acqua dal rubinetto, chiama l'idraulico, questo si mette ad armeggiare intorno al rubinetto, tira fuori i ferri e fa di qua e gira di là, eccetera. A un certo momento si chiede: ma vuoi vedere che magari il difetto non sta nel rubinetto, sta in qualche cosa che c'è prima del rubinetto? E allora segue la tubatura fino a quando arriva alla serranda centrale, al rubinetto centrale di tutto il condominio. E lo guarda, lo esamina e vede che è guasto quello. Ripara il rubinetto centrale, lo apre e finalmente esce acqua dal rubinetto della cucina. Bene, io fin tanto che facevo il magistrato mi occupavo del rubinetto della cucina di quel signore. Progressivamente, 33 anni non sono pochi, io ho cominciato a fare il magistrato nel 1974 e secondo me da allora, è da prima, però prima facevo altro, me ne accorgevo di meno, che la giustizia non funziona, funziona malissimo. E progressivamente ho cominciato a pensare: vuoi vedere che perché la giustizia funzioni è necessario fare qualcos'altro? È necessario andare a qualche cosa che sta prima? E quando la convinzione è diventata una convinzione assoluta, mi sono dimesso dalla magistratura e sono andato a vedere la serranda. La serranda siamo tutti noi. Io credo che la giustizia non possa funzionare né come amministrazione, e cioè i tribunali, i giudici, gli avvocati, i pubblici ministeri e via dicendo, e neanche come punto di riferimento essenziale per il nostro vivere, se non si modifica la relazione che esiste tra ciascuno di noi e le regole. Perché questa relazione si modifichi, è necessario riuscire a capire il perché delle regole, riuscire ad andarci dentro, riuscire a stabilire una relazione che non sia una relazione così superficiale come quella del barbiere, no? Che ha in mente soltanto il suo interesse, e tra l'altro il suo interesse immediato, no? Non ha un progetto, non ha la visione del futuro, si risolve tutto in quel che riesce a accumulare per la fine del mese. Se il modo di intendere è questo, se la relazione con le regole le sfiora soltanto, allora non si capisce il perché, non si capisce perché esistono, non si capisce quale contenuto ci si potrebbe mettere dentro. Si tende, come succede con grande frequenza in Italia, a deluderle oppure a violarle anche apertamente. E allora mi sono dimesso dalla magistratura per questo. Io incontri ne facevo anche prima, ne facevo non raramente,
però la mia occupazione era quella di fare il magistrato, quindi dovevo trovarmi dei ritagli di tempo. Alle scuole di tempo ne potevo dedicare veramente molto molto poco, perché nelle scuole si va di mattina, e se uno fa il giudice o il pubblico ministero, di mattina ha altro da fare. Mi sono dimesso e ho intensificato questa attività. Le ragioni per le quali ho scritto il libro sono uguali, precise, identiche. Io ne parlo proprio nella primissima pagina, che è una specie di introduzione, e si chiama Perché? E ne parlo dicendo appunto che, così come mi sono dimesso dalla magistratura per cercare di stimolare la riflessione sul senso delle regole, così ho scritto il libro per fare la stessa cosa. Mentre questi contatti verbali sono dei contatti che durano poco, sono dei contatti che si possono perdere facilmente, il contatto con un libro è un contatto notevolmente diverso. Il libro lo si legge, lo si rilegge, se si vuole, si va avanti, si torna indietro, se c'è qualcosa che non si è afferrato completamente ci si insiste e via dicendo. Io ho scritto il libro per contribuire, credo di aver usato il termine un piccolo granello di sabbia. Il libro è che dovrebbe servire a contribuire a stimolare la riflessione, l'approfondimento del tema delle regole. È contento? Siete contenti anche voi? Perché poi... Non lo so, adesso facciamo. Chi è contento? Successivo. Adesso non funziona più questo microfono. Hai messo muto. Scusate, avevo messo muto. E seguirei cronologicamente un po' la sua riflessione, per cui le chiederei a questo punto che cosa intende lei per regola. Lei ha sostenuto nella riflessione iniziale che un paese, una comunità, giustamente non può stare insieme se non condivide un insieme di regole. Lei faceva l'esempio del tempo. Convenzionalmente, se noi questa sera non avessimo definito le 21 come inizio di questa iniziativa, non avremmo avuto un riferimento comune. E lei poi fa una riflessione anche sul significato della regola, sul significato del termine giustizia, facendola derivare dal significato un po' etimologico, per cui giustificazione del diritto. E io qui mi sono un po' perso, nel senso che ho fatto un po' fatica a riconoscere la mia idea di diritto all'interno di un processo storico di costruzione di questo termine, no? Per cui le chiederei, esiste un significato condiviso e comune di diritto e di giustizia in cui noi possiamo riconoscerci come comunità? Questa è una domanda multipla, nel senso che si scompone in varie domande. Se ne salto qualcuna, me lo ricordi che ci torno su. Allora, partiamo da regola. Regola, credo che abbiamo tutti in mente che cos'è una regola, anche se tante volte si fa fatica a fornire la definizione. Io credo che adesso qui ci serva definire le regole come una specie di scorciatoia che serve a facilitare i rapporti tra le persone, no? La regola è una pratica ripetuta nel tempo che, in quanto pratica ripetuta, genera fiducia, no? E genera, quando succede, anche una certa condivisione. Non si può vivere insieme senza applicare delle regole. Si faceva riferimento al tempo. Credo che sia un esempio molto chiaro quello del tempo. Noi non possiamo comunicare se non misuriamo il tempo attraverso la stessa regola. E direi che da qualche anno è assolutamente evidente questa affermazione, perché ci succede di dover cambiare la regola di misurazione del tempo due volte all'anno, no? Si passa dall'ora solare all'ora legale. C'è bisogno di una legge. C'è una legge che stabilisce che l'ultima domenica di marzo e l'ultima domenica di ottobre si cambia l'ora, si passa da solare a legale e poi da legale a solare.
Bene, chi non si adegua alla modifica di questa regola poi non si trova più con gli altri, perché è sfasato di un'ora, un'ora prima o un'ora dopo. Dovrà adeguarsi e quando si sarà adeguato finalmente potrà ricominciare a avere i contatti che aveva per qualche tempo smarrito. Ma non è soltanto quella la regola, anche la lingua che parliamo è un complesso di regole, è un complesso di regole così vasto che quanto tempo ci mettiamo per cercare di apprenderle? Prima l'asilo nido, prima ancora si comincia nelle braccia della mamma, no? La prima regola che si impara generalmente è proprio quella che ci consente di dire mamma. E poi l'asilo, le elementari, le medie, le superiori sono dedicate in una parte considerevole all'insegnamento e all'apprendimento di una serie di regole che ci servono per comunicare. Chi queste regole non le conosce non può comunicare. E se noi ci imbattiamo in una persona che parla una lingua diversa, abbiamo bisogno, una lingua diversa che non conosciamo, abbiamo bisogno di un convertitore di regole per poter comunicare con lei. Perché altrimenti è come se non stessimo insieme. È soltanto che le regole sono necessarie, ma possono essere strutturate in modi estremamente diversi. La regola di per sé è neutra, e poi il contenuto che la qualifica, quello che la regola dice. E nel corso della storia la regola, le regole hanno organizzato la società in un modo quasi sempre, in un modo secondo il quale le persone venivano collocate a livelli diversi. Fino al 1865 negli Stati Uniti d'America esisteva la schiavitù, la legge consentiva la schiavitù e consentiva la tratta degli schiavi. Fino al 1946 in Italia le donne non votavano. E sono due argomenti, no? Che fanno vedere come il mondo fosse organizzato sulla base delle differenze. Le regole introducevano differenze, le regole tutelavano le differenze. E quando esistono differenze in ordine alle possibilità delle persone che vivono in una determinata società, questa è fatta a gradini, a scala, è come una piramide. Chi sta in alto può tutto, chi sta alla base non può nulla. E all'interno, nelle posizioni intermedie, più ci si avvicina al vertice, più aumentano i diritti e diminuiscono i doveri, e viceversa, più ci si avvicina alla base, più aumentano i doveri e diminuiscono i diritti. In una situazione del genere, che cosa vuol dire la parola giustizia? Cosa succedeva se scappava uno schiavo? Che compito avevano le forze dell'ordine? Avevano il compito di andarlo a riprendere e di riportarlo dal padrone. Giustizia era tutela della discriminazione. E poi a un certo punto è successo che si è pensato di organizzare la società in un modo diverso. È un'idea molto nuova, eh? È un'idea che credo non sia mai stata compiutamente praticata fino alla metà del secolo scorso. La nostra Costituzione ha pensato di organizzare la società in un modo opposto, in un modo non verticale e piramidale, ma in un modo orizzontale in cui possibilità e carichi, e cioè diritti e doveri, sono distribuiti per quel che si può umanamente, in un modo equanime, in un modo sostanzialmente uguale tra tutti coloro che partecipano alla società. Cosa vuol dire in questo caso giustizia? Vuol dire garanzia delle uguaglianze. E cioè è esattamente il contrario, no? Da una parte sperequazione, dall'altra pari opportunità. Come ci si è arrivati? Ci si è arrivati secondo me per esperienza, perché si è visto che cosa aveva generato
l'organizzarsi verticalmente. Due guerre mondiali, la Shoah, le bombe atomiche, erano il risultato di quel modo di organizzare la società. Perché nella società verticale la persona è generalmente strumento, che serve a chi sta in alto e può essere scartata, buttata, mandata al fronte, oggetto delle bombe che vengono tirate sulla città, perché è uno strumento. E questa organizzazione in cui la persona è spesso, molto molto frequentemente, ma io direi sempre uno strumento, aveva portato a quei risultati. Ed allora in Italia la Costituzione prima, poi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a livello planetario, ha pensato di organizzare la società mettendo al centro di tutto il valore della persona. E la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani l'ha detto chiaramente nel preambolo, c'è scritto, perché non succeda più tutto quello che è successo fino a ieri. Allora, questi sono i due modi, i due sistemi di organizzare la società. Il secondo è quello più nuovo, è quello che dovrebbe impedire o rendere estremamente difficile che si verifichino tutti i guai che si sono verificati in passato. Ho risposto a tutte le domande? Sì, l'unica. È sicuro? Sì. Io continuo a scendere perché... Ecco, nella costruzione di questa idea, lei parlava anche del ruolo della storia, delle epoche umane, e rispetto alla giustificazione del diritto, nel suo libro faceva riferimento al fatto che il diritto inizialmente trovava legittimazione all'interno di una credenza divina in certe società, piuttosto che legittimazione all'interno di un sovrano, che esercitava un ruolo dispotico e assoluto anche nella determinazione della giustificazione del diritto. Poi a un certo punto vi è stata anche una riflessione che nasce in epoca greca in cui il diritto viene giustificato attraverso l'idea che ognuno di noi ha in sé una propria fonte di diritto, la dignità della persona e dunque il diritto cosiddetto naturale. A un certo punto nell'evoluzione sempre di queste fasi storiche lei fa riferimento invece al passaggio tra legittimità e legalità, cioè la legittimità esercitata attraverso, in questo caso, un sistema democratico per cui una maggioranza determina attraverso votazioni un determinato tipo di governo, un determinato tipo di sensibilità, e questa sensibilità è predominante nella determinazione attraverso questo livello di legittimità nel determinare il livello di legalità. Da questo punto di vista, lei quale evoluzione ha avuto? Cioè, nel senso, noi siamo fermi nell'evoluzione storica a questo sviluppo legittimità legalità, oppure sono intervenuti, lei faceva già riferimento, alcuni fatti storici che hanno portato alla definizione di un, come dire, di una carta, in questo caso nella nostra esperienza la Costituzione, nel caso delle Nazioni Unite la carta dei
porterà alla caduta dello Stato assoluto e allo sviluppo progressivo dello Stato di diritto delle democrazie moderne. E l'idea è stata quella di ritornare al valore della paternità, no? Però sostituendo a Dio la cittadinanza, il popolo, le persone. Il diritto, secondo questa idea, è giusto quando è stato, le leggi sono giuste, quando sono state fatte, create dagli organi delegati a farlo dalla cittadinanza, seguendo le regole imposte per fare le leggi. E in questo modo, però, si è ritenuto di poter mettere nelle leggi qualsiasi contenuto. Se la giustificazione sta nella provenienza, nel fatto, semplifico molto, che oggi le leggi sono fatte dal Parlamento e che quindi le leggi possono avere qualsiasi contenuto purché emanate dal Parlamento, seguendo le regole per farlo, cioè devono essere approvate dalla maggioranza, deve esserci prima un disegno di legge, poi devono essere promulgate dal Capo dello Stato, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Se la giustificazione è data dal rispetto di questa procedura, allora il contenuto può essere qualsiasi. Ma nel momento in cui il contenuto è stato qualsiasi, si sono verificati i disastri di cui vi parlavo prima. E allora cosa è successo? È successo che si è pensato di ancorare la legge a qualche cosa che, se volete, assomiglia anche un po' al diritto naturale, no? A dei principi fondamentali che non sono però dei principi innati, ma sono dei principi che derivano da un accordo, da un patto, che derivano dall'esperienza che sta dietro a quel patto. E da noi questi principi così forti, così di base, sono le disposizioni normative, perché si tratta contemporaneamente di principi ma anche di legge, contenute nella nostra Costituzione. Allora il legislatore non è più libero di inserire nelle leggi qualsiasi contenuto, perché il contenuto delle leggi deve essere rispettoso della Costituzione. E la nostra è una Costituzione rigida, non ammette per nulla che le leggi la possano contraddire. Esiste un organo, la Corte Costituzionale, che ha il compito di espellere dall'ordinamento le leggi che contrastano con la Costituzione. E allora esiste un duplice principio. Il principio che la legge è fatta attraverso il sistema di rappresentanza di coloro che vivono nella società, no? È fatta dai parlamentari, è fatta dal Parlamento, è fatta dal legislatore, che è delegato da tutta la collettività a quello scopo. E però il legislatore ha un limite, non può mettere nella legge qualsiasi contenuto, ma può mettere soltanto i contenuti che sono coerenti con quei principi generali, in sostanza con la centralità della persona, col riconoscimento del valore della persona, e questo ha lo scopo di evitare che possano ripetersi quei disastri inenarrabili che si sono già verificati. Dopodiché però, forse mi fermo qui, perché sennò le brucio la domanda successiva. E quale sarebbe la domanda successiva? Vediamo un po' se... Forse io non la indovino, probabilmente, no? No, volevo proprio arrivare qui e sono contento che ci siamo arrivati a questa idea del fatto che esistono regole condivise e lo dico con orgoglio, con un certo tasso di orgoglio, proprio perché questa città, Reggio Emilia, ha dato i natali a tre costituenti, che sono Nilde Iotti, Giuseppe Dossetti e Meuccio Ruini, che era presidente della commissione ristretta. Ed è importante, 60 anni dalla promulgazione di quella legge e dall'entrata in vigore di quel patto, ritornare un po' a riflettere anche sul significato di quel patto.
Facciamo una piccola parentesi sulla quotidianità, però slegando un po' i temi del e mantenendo, visto che nella società, almeno io cercherò di fare questa cosa, per me vi sarà un'unica parola tabù, ma è facile indovinare quale sia, nelle società noi, vi è l'incesto, per me è un'altra, ma comunque al di là di ciò volevo solamente dire questo, lei ritiene che all'interno della Costituzione, così come i padri costituenti l'abbiano pensata e l'hanno... Io ricordo solamente un aneddoto, voi sapete che la Costituzione italiana è stata promulgata con il 90% dei consensi, per cui una maggioranza di quasi tutte le forze politiche rappresentate in quel Parlamento, all'indomani di un conflitto mondiale, di una contrapposizione ideologica che era molto forte. La domanda che le faccio, lei crede che questa carta costituzionale, così come è stata pensata dai nostri padri costituenti, contiene una serie di elementi che garantiscano all'interno di questo percorso quella novità che è intervenuta nel percorso storico con il barone di Montesquieu, cioè della separazione dei poteri e dell'equilibrio tra questi? Lei ritiene oggi che vi sia il rischio di una... come dire, di un venire meno di questo principio cardine che è un principio della democrazia liberale, tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario? Sì, ma io credo che la sua domanda sia una domanda che vada scomposta in almeno in tre argomenti. Si sente? Sì, perché sennò me l'avreste già detto. In tre argomenti. Un argomento riguarda la condivisione, perché sicuramente il contenuto della nostra Costituzione, voi credo che sappiate che la Costituzione è molto agile, erano 139 articoli, poi qualcuno è stato abrogato di recente. Quando si è trattato nel 2001, quando è stata fatta la riforma in senso, si dice federale, poi non lo so se sia vero che fosse una riforma in senso federale effettivamente. È una Costituzione agile, pochi articoli, una parte dei quali è dedicata a individuare i diritti fondamentali e l'altra parte è invece dedicata alle procedure, che sono altrettanto importanti perché quei diritti fondamentali siano effettivamente garantiti. Allora, quando la Costituzione è stata emanata, esisteva una condivisione molto forte, perlomeno da parte di coloro che erano stati incaricati di redigerla e poi di approvarla. Forse, primo aspetto, quindi una condivisione forse non così meditata fino in fondo, però da parte della cittadinanza, perché ci sono state delle resistenze eccezionali ad attuare la Costituzione. Io vi dico soltanto, ci sono delle cose per le quali basta guardare alle date, ci è voluto una decina d'anni, anno più, anno meno, per l'introduzione della Corte Costituzionale, che ha quell'importanza che ha, no? Per l'introduzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato. Sono stati necessari 27 anni perché venisse... attuato all'interno della famiglia, attuato l'articolo di legge secondo cui siamo tutti uguali indipendentemente dalle nostre peculiarità, tra le quali il sesso. L'articolo che disciplina il matrimonio è stato modificato nel 1975, e cioè 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Fino al 1975 la posizione dei coniugi era assolutamente discriminata, esisteva la potestà maritale e il marito aveva
era il capo della famiglia, poteva stabilire la residenza dove avesse voluto e la moglie era obbligata a seguirlo, per dire, no? Grandi, grandi resistenze. Primo aspetto, quello della condivisione. Secondo aspetto, quello dell'attualità della Costituzione. Cioè questa Costituzione che ha 60 anni, ormai è qualche mese, perché è entrata in vigore il 1° di gennaio del 1948, è ancora del tutto attuale o ha bisogno di qualche aggiustamento? Io credo che qualche aggiustamento serva. Secondo me ha fin dall'inizio una contraddizione, che è una contraddizione seria al suo interno, che è costituita dalla diversa disciplina riservata alla Chiesa Cattolica rispetto a tutte le altre fedi religiose. L'articolo 3 dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente anche dalla fede, e però poi l'articolo 7 in qualche misura smentisce, no, questa affermazione. Beh, forse lì sarebbe il caso di intervenire per modificare e far sì che l'articolo 3 sia applicato sempre e comunque senza nessuna differenza. E poi forse il numero dei parlamentari che è previsto per Costituzione credo che appaia eccessivo a tutti. Si dice molto spesso che dovrebbe essere ridotto e però poi non succede. Quella volta che è successo in un contesto così ampio che i cittadini, ritenendo che tante altre disposizioni avrebbero stravolto la Costituzione, hanno detto di no anche a quello, perché non potevano fare diversamente, no? Hanno detto di no anche alla riduzione del numero dei parlamentari. Poi ci sono degli altri aspetti. Io cerco di essere molto sintetico e quindi salto, vi parlo di alcuni degli aspetti più rilevanti. C'è un aspetto che necessariamente sfuggiva a Montesquieu, quello che ha messo su carta, cioè è stato capace di individuare esattamente il sistema che faceva passare le persone da sudditi a cittadini, la divisione dei poteri. No? Legislativo, esecutivo e giudiziario, Parlamento, governo e magistratura. E probabilmente nemmeno i nostri costituenti potevano averlo sufficientemente chiaro, questo problema. Se cioè non esistano oggi degli altri poteri che sarebbero da separare da quelli tradizionali allo stesso modo in cui quelli tradizionali sono separati tra loro. L'informazione è la base assoluta dello Stato di diritto, del sistema democratico. Se non si è informati, poi non si può scegliere, la scelta diventa apparente e allora non è il caso di dividere il potere di informare dagli altri poteri dello Stato. E un ragionamento analogo si potrebbe fare anche per il potere economico-finanziario. E questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto riguarda, si ricollega, io credo, abbastanza con il primo, e riguarda la relazione che esiste tra le leggi e la loro applicazione. Cioè, se io facessi una domanda, vi chiedessi, secondo voi la legge è uguale per tutti in Italia? Ecco, vedete, non c'è bisogno neanche che ve lo chieda, perché... me lo dite subito. E lo credo anch'io che non sia vero che la legge è uguale per tutti. E la domanda successiva è: ma come mai? Se le nostre leggi, il nostro modello, il nostro sistema, la nostra disciplina complessiva è basata sulla Costituzione, la quale è basata a sua volta dal riconoscimento dei diritti fondamentali di ciascuno di noi e dalla uguaglianza di tutti di fronte alla legge, no? È basata su questi due pilastri e la Costituzione non può essere contraddetta dalle leggi ordinarie. Come mai?
La spiegazione sta proprio nel rapporto tra la legge e l'applicazione. È qui che poi ritorna di attualità, che va sottolineata quella parola legalità che è neutra e che si riempie del contenuto delle leggi. Se, come vi dicevo prima, non si può stare insieme senza osservare delle regole, delle leggi, che magari non sono delle leggi approvate, scritte, ma sono comunque delle regole, e allora se non si applicano le leggi che derivano dalla Costituzione, se ne applicano delle altre. E le altre quali sono? Sono quelle della società verticale. Le leggi senza applicazione restano lettera morta, è come se non ci fossero. La spiegazione del perché la legge non è uguale per tutti in Italia è perché la Costituzione e le leggi conseguenti restano lettera morta, perché i cittadini fanno riferimento a delle leggi che come tali non esistono, perché non sono state mai approvate da nessun Parlamento, e però diventano leggi per la forza della loro applicazione, indipendentemente dal fatto di essere leggi. Io posso farvi un esempio, che così ci chiariamo meglio, no? Allora, esiste una serie di disposizioni a proposito dell'assegnazione degli appalti. Gli appalti pubblici, io sintetizzo al massimo questo complesso di disposizioni, devono essere assegnati a chi offre la miglior prestazione al minor prezzo. C'è una strada da costruire, e chi la fa facendo spendere meno alla collettività e facendo la strada meglio di qualsiasi altra, deve vincere l'appalto. Questa è la regola formale, è la legge. Cosa succedeva quando, cosa abbiamo scoperto che succedeva nelle indagini di Tangentopoli? Succedeva che la regola era un'altra. Io vi faccio l'esempio del sistema dei trasporti sotterranei a Milano. Allora, la regola era che vinceva l'appalto chi pagava la tangente giusta alla persona giusta. Sono curioso anch'io, perché vi guardate, vi girate tutti di lì. No, ma non è un sabotaggio, stanno spostando. No, è soltanto che... Ma perché si sente male? Vi ho intimidito, non dite più che non si sente. No, è che qui davanti forse si sente forte, ma là dietro. Aspettiamo. Allora, no, perché prima lo dicevate così bene. No, dietro si sentiva forte. Vai, vai. Io posso andare avanti o... Tanto anche se non sentono pace? No, ditemelo se non sentite. Allora, dicevo, le regole applicate erano diverse, erano altre regole. Gli appalti venivano assegnati sulla base del pagamento di tangenti. L'importo della tangente era stabilito secondo delle percentuali prestabilite. Quanto più il lavoro era semplice, tanto più bassa era la tangente, 3% per il movimento terra. Quanto più il lavoro era complicato, complesso, tanto più alta era la tangente, si arrivava fino a qualcosa dell'ordine del 18%. Le tangenti venivano raccolte, sapete che quando si fanno dei lavori complessi ci sono una serie di subappalti, c'è un consorzio che si mette insieme, si mettono insieme più specializzazioni. Bene, di subappaltatore in subappaltatore si raccoglievano i soldi che venivano, adesso si sente, sento anch'io finalmente, venivano consegnati a un unico imprenditore. Quest'unico imprenditore consegnava il denaro a un unico esponente politico. Quest'unico esponente politico distribuiva i soldi tra i partiti, esclusi i due più estremi, il Movimento Sociale e il PDUP, credo che si chiamasse allora, che non facevano parte del gioco. Distribuiva i soldi agli esponenti degli altri partiti secondo delle tariffe prestabilite, e cioè delle regole, ancora una volta.
Democrazia Cristiana e il Partito Socialista prendevano la stessa percentuale, che si aggirava intorno al 30%. Il Partito Comunista prendeva la metà di quel che prendeva la DC o il PSI. Il resto andava ai partiti minori. E questo era un complesso di regole che veniva applicato, è un complesso di regole, badate, proprio tipico della società verticale, che veniva applicato invece delle regole approvate, delle leggi, e che erano le leggi della società orizzontale. E questo è un esempio, ma quanti se ne possono fare di esempi che riguardano una serie di aspetti quasi infiniti del vivere insieme concreto di tutti i giorni. Allora, manca qualche cosa. La legge non è uguale per tutti perché i cittadini tendono a violare le regole della società orizzontale e ad applicare in loro vece le regole della società verticale. Io vorrei, per chi non ha letto il libro, vi è questa descrizione tra società orizzontale e società verticale. Io la saprei spiegare sicuramente meno bene del dottor Colombo. Comunque, diciamo, la società verticale è una società in cui non si riconosce principalmente la dignità alla persona, in cui di fatto non esiste un sistema condiviso di regole. La società orizzontale esiste diciamo in quella logica, come lei ha spiegato, cioè nel non riconoscere una pari accessibilità sia in termini di legislativo che di risorse economiche. Ecco, da questo punto di vista, a 60 anni da quella carta costituzionale, questo paese però assomiglia un po' a quelle società di mezzo in cui da una parte abbiamo un sistema di regole e di leggi che stabiliscono la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge, e in particolare il nostro articolo 3, e dall'altro invece uno status quo, lo chiamo così, in cui di fatto questa uguaglianza non c'è. Non c'è perché l'Italia è il paese con la più grande rigidità sociale, è il paese in cui permangono, diciamo, questi comportamenti così diffusi di illegalità. E la domanda che le faccio, lei ha girato molto in questi mesi e ha avuto un po' la sensazione, anche partendo dall'esperienza del pool di Mani Pulite, che alla fine, come scriveva anche in una sua intervista, quando quell'inchiesta riguardò politici di alto rango, dirigenti pubblici, persone che noi sì conosciamo, però con cui noi non ci rapportiamo quotidianamente, ebbe una condivisione anche dell'opinione pubblica, e poi successivamente lei dice notò il venire a meno di questa condivisione, di questa sensibilità, quando l'inchiesta incominciò a riguardare il piccolo funzionario, il vigile urbano, piuttosto che l'infermiere.